sembrava una cosa bella ricordare in questa ricorrenza degli 80 anni Francesco Agello con questa mostra che ripercorre il mito della velocità di quegli anni, quindi il mito dell'uomo che vuole in qualche modo superare se stesso, si confronta con i propri limiti e quindi diciamo è sempre anche assolutamente, assolutamente attuale. Questa mostra, ma con tutti gli eventi che sono collegati, ha voluto avere una caratteristica diciamo interdisciplinare coinvolgente. Vedrete che si parla, ci sono aspetti tecnologici, ci sono aspetti legati all'arte, ci sono aspetti legati alla storia. Gestire la quantità di informazioni che gli abbiamo portato, Agello, la Coppa Schneider, i futuristi, la velocità a terra, renderla così elegante e gioiosa è stato un compito difficilissimo a mio avviso, quindi Attilio e Dori io vi ringrazio infinitamente di questo. Devo ringraziare tutti i presenti, mi fa piacere vedervi così numerosi perché vuol dire che Agello è ancora nel ricordo di tante persone. Passa l'aereo, ricordo del momento in cui stiamo parlando di Tenete con meno fuochi, vengono a Piacenza, ci metteremo a stormo. Questo è un evento molto importante anche per noi perché è un evento che è unico nella storia ed è rimasto unico. Il primato mondiale di velocità non è solo mondiale, ma è anche alla data di oggi ancora ribattuto. Come già stato fatto anch'io, ringrazio sia gli sponsor sia le associazioni che sono riuscite, come appunto si diceva prima, in un anno e mezzo a realizzare una mostra che è qualcosa più di una mostra, ma è un fare storia anche attraverso tutte quelle che sono le forme d'arte. Questo momento è estremamente importante ed è anche la prova che se c'è una figura, una motivazione degna di essere ricordata attorno alla quale lavorare, Crema riesce a fare rete e a valorizzare la ricchezza del suo territorio. Grazie a tutti e buona mostra.